e poi fu il silenzio. Silenzio, salvo il gocciolio continuo dell'inchiostro che trasudava ancora dal diario. Il veleno del basilisco, attraversandolo, l'aveva bruciato, producendo un buco che ancora sfrigolava. Tremante, Harry si alzò. La testa gli girava come se avesse percorso miglia e miglia portato dalla polvere volante. Ginny sospirò profondamente e rabbrividì. Sono stata io, Harry, ma ti giuro che non volevo. È stato Riddle. Non ce l'ho fatta a dirgli di no. Harry le disse di non preoccuparsi, che Riddle e il basilisco erano finiti. Vieni, Ginny, usciamo di qui. Ecco che volavano verso l'alto. Non avevano fatto in tempo a godersi l'ascensore, che già era finita. Tutti e tre capitombolarono sul pavimento bagnato del bagno di Mirtilla Malcontenta. Harry raccontò loro ogni cosa. Parlò loro della voce incorporea, di come alla fine Hermione avesse capito che si trattava della voce di un basilisco nelle tubazioni. Raccontò di Aragog, che gli aveva detto dove era morta l'ultima vittima del basilisco, di come lui aveva indovinato che la vittima era Mirtilla Malcontenta e che l'ingresso alla tana del basilisco, la camera dei segreti, avrebbe potuto essere nel suo bagno. Il professor Silente spiegò come 50 anni prima Voldemort, allora nei panni del sedicenne Tom Riddle, avesse incantato il proprio diario e come quel diario si fosse impossessato di Ginny. Più tardi, Harry riuscì a liberare Dobby dalla schiavitù di Lucius Malfoy, perché era stato proprio Lucius Malfoy a far sì che il diario di Tom Riddle finisse nelle mani della povera Ginny Weasley. Per quanto riguarda Harry, ancora una volta aveva dimostrato di essere il bambino sopravvissuto. Finalmente vediamo chi vincerà la Coppa delle Case quest'anno. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde. Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. Grifondoro.
È ora di mettere all'opera quei guanti antignomi. Mamma vuole che per riuscire a lanciare una volta raggiunto... Premi il tasto triangolo per lanciare. Gran bell'angelo, hai raggiunto la distanza massima. Eccezionale! È stato davvero divertente. Vuoi giocare un'altra volta? Non preoccuparti, quello lo... Thank you.
Bravissimo, Harry. Questo è il punteggio più alto che tu abbia mai ottenuto. Yardley Platt. È stato davvero...